Via libera della Giunta Capitolina al nuovo regolamento per i bus turistici. Il centro storico sarà off-limits e al suo interno saranno eliminate le soste brevi. Addio agli abbonamenti annuali, arrivano invece i carnet per gli ingressi che costeranno fino a 26.000 euro. Stop anche alle file di torpedoni nell'area del Colosseo con l'eliminazione dello stallo di San Gregorio. Potenziato l'accesso contingentato in Vaticano che sarà 7 giorni su 7, intento dell'amministrazione è ridurre il traffico e tutelare il patrimonio artistico ed architettonico di Roma. Gli arredi dei giochi non più utilizzati da scuole e asili dell'ottavo municipio avranno una seconda vita. Sono stati donati a associazioni, comitati, parrocchie e cittadini. Potranno così continuare ad essere utili in altri luoghi. È la prima volta che Roma promuove un'iniziativa del genere. L'obiettivo è fornire esempi virtuosi sul riciclo e sul riuso dei materiali post-consumo e incentivare le buone pratiche ambientali. Sono partiti i nuovi corsi di formazione sull'accoglienza turistica per i tassisti romani, 750 i conducenti coinvolti che verranno formati su cultura e galateo dell'ospitalità. Un importante percorso per migliorare qualità e competenze al servizio di chi viene a visitare Roma. Tra gli argomenti del corso inglese pratico, marketing relazionale e la presentazione dei percorsi originali della capitale. È completamente dedicato alla grande bellezza di Roma e numero speciale di Belle Italia. Oltre 70 pagine che raccontano i mille volti della città eterna, dai monumenti più celebrati agli angoli più nascosti e meno noti. Una vera e propria guida ad una città che accoglie e sorprende sempre.